Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver ancora fatto tagli al personale. Quella di oggi sarà una puntata ricchissima, quindi non c'è tempo da perdere. Mettetevi subito in marcia verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Supportatemi, sopportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco a Otoji Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, polpettiamo! Questa è una di quelle puntate, niente angolo della poracciata. Mi raccomando, esprimete nei commenti il vostro dissenso. Ma allora parliamo subito di spendere soldi. Ci state facendo un pensierino sopra a Shin Megami Tensei 5 Vengeance? Ecco, è appena uscita una nuova versione estesa del trailer di presentazione che, oltre ad aggiungere circa un minuto di footage, ci fa anche sapere l'esistenza di una steelbook per l'edizione fisica. Inoltre, gli utenti Switch potranno importare i propri dati di salvataggio della versione base del gioco per avere accesso a dei bonus in-game. Che dite? Ti va di Day One? A proposito di JRPG, anche la serie di Bravely Default presto potrebbe ricevere degli aggiornamenti. Il producer della serie, Tomoya Asano, in un post creato per celebrare il terzo anniversario del terzo capitolo della saga, chiamato però Bravely Default 2, ha fatto sapere che quest'anno si tornerà a parlare di Bravely Default. Dopo l'ottimo Octopath Traveler 2, vediamo cosa riuscirà a tirare fuori il team Asano. E mentre siamo a un passo dall'uscita di Rebirth, Square Enix decide di aggiornare Final Fantasy Remake nel modo più random possibile. Ha infatti deciso di cambiare una frase detta da uno dei personaggi nel finale. Una roba che non è neanche spoiler, ma è più che altro una sfumatura diversa nel ribadire lo stesso concetto. Io non voglio fare spoiler, ma vi giuro è una roba totalmente a caso e apparentemente anche innocua. Non capisco il senso di fare un cambiamento del genere. Vabbè, se siete curiosi vi lascio il link al video sul cambiamento qui in descrizione. In questi giorni c'è stata una grande realizzazione da parte di Sega, una presa di coscienza a dir poco scioccante. In un botta e risposta con gli investitori si è discusso delle vendite di Sonic Superstars, titolo che, nonostante la buona ricezione da parte della critica, non ha raggiunto i risultati sperati in termini di vendite. Il motivo? Cito testualmente: il tempismo del lancio è coinciso con titoli rivali nello stesso genere, un fattore che ha modificato le stime iniziali. No, ma dico, ma chi lo avrebbe mai detto che lanciare Sonic Superstars a 2 giorni da Super Mario Bros. Wonder sarebbe stata una mossa perdente, praticamente un autosabotaggio? Ci volevano proprio degli analisti di settore per raggiungere questa grandissima verità. È tutta colpa di Mario. Per la cronaca, in questi giorni sono usciti 2 titoli che seguivo con un certo interesse, ma che sono passati completamente inosservati, vuoi anche per il fatto che tutta l'attenzione mediatica è concentrata sull'uscita di Rebirth. Quindi ho pensato di farvi una breve rassegna stampa su Brothers, A Tale of Two Sons e Penny's Big Breakaway. Per quanto riguarda il primo titolo, abbiamo un voto Metacritic di 78. Si parla di un buon comparto grafico, minato però da qualche bug di troppo. Carina poi l'aggiunta della co-op, ma si tratta di una modalità che snatura un po' il senso del gioco, che conserva intatto il suo fascino solo se associato al particolarissimo sistema di controllo sdoppiato. Mentre per Penny's Big Breakaway, il platform 3D ad opera dell'autore di Sonic Mania, il discorso è più o meno lo stesso, con una media Metacritic di 75. Si tratta di un buon platform 3D che prende a piene mani dai migliori esponenti del genere. Peccato solo per un comparto tecnico traviato da numerosi bug che potrebbero compromettere la godibilità dell'esperienza per alcuni. Io aspetto il primo sconto per recuperarlo, sperando prima o poi in una versione digitale. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otoji Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otoji Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otoji Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otoji Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otoji Retro Games e andiamo avanti. Va bene, passiamo alle notizie del giorno. Conosciamo tutti quanti l'atteggiamento molto aggressivo da parte di Nintendo nei confronti dell'emulazione. Ed è proprio di ieri la notizia che la grande N ha deciso di mettere il bastone tra le ruote a Yuzu, il popolare emulatore Nintendo Switch.
portando in tribunale il team che si cela dietro la sua creazione. La segnalazione arriva da Stephen Totilo, che ha condiviso su Twitter parte del testo della denuncia che al momento non è più consultabile nella sua interezza. Come ormai sappiamo, il concetto di emulatore in quanto software open source creato non a scopo di lucro non è perseguibile dalla legge ed è per questo che Nintendo parte sì dal definire Yuzu come il mezzo per giocare illegalmente a software Nintendo Switch e su altre piattaforme, ma poi nelle oltre 40 pagine del testo si sofferma mettendo in luce delle criticità che vanno ben oltre il semplice software. Una delle accuse principali risiede nel fatto che per far partire i giochi sono necessarie delle decryption keys, delle chiavi di decriptazione, che sono proprietarie di Nintendo, che però vengono fornite dagli stessi creatori di Yuzu in dei tutorial facilmente consultabili sul sito. In questa denuncia Nintendo si sofferma particolarmente anche sul ritorno economico del team Yuzu, citando sia il Patreon che l'app a pagamento. Un esempio su cui viene posta molta attenzione è l'uscita di Tears of the Kingdom. Questa pubblicazione ha rappresentato allo stesso tempo sia un danno economico di grande entità per l'azienda, il gioco infatti sarebbe stato scaricato oltre 1 milione di volte prima della sua uscita ufficiale, ma poi anche un enorme profitto per Yuzu, che in quel periodo avrebbe visto il numero totale di iscritti al suo Patreon raddoppiarsi. Insomma, Nintendo sembra aver studiato approfonditamente la situazione, portando avanti un'accusa su più fronti, e c'è chi vuole vedere in questo approccio un tentativo di mettere in ginocchio il team di Yuzu, sommergendolo di spese legali che renderebbero impossibile anche solo difendersi nelle sedi opportune. Sarà interessante vedere come evolverà la situazione, perché un'eventuale vittoria da parte di Nintendo potrebbe significare un cambiamento radicale nella scena degli emulatori open source. Il rischio di venire braccati da una delle compagnie più intransigenti del mercato potrebbe portare molti programmatori a desistere ancor prima di iniziare un progetto di emulazione, non trovate? E per chiudere bisogna purtroppo parlare delle pessime notizie arrivate in casa Sony. L'azienda ha infatti licenziato oltre 900 dipendenti dai suoi PlayStation Studios, cancellando inoltre dei progetti che erano in cantiere. La notizia è arrivata tramite un comunicato da parte di Jim Ryan, il CEO di PlayStation, ormai in uscita, a cui poi si è aggiunto anche un commento di Herman Hulst, il capo di PlayStation Studios. Ieri infatti Jim Ryan ha reso nota la difficile decisione di dover ridurre la forza lavoro di Sony Interactive Entertainment dell'8%, ovvero tramite il licenziamento di circa 900 lavoratori appartenenti a diversi studi sparsi in tutto il mondo. In particolare, ad essere stati colpiti da questi licenziamenti ci sono gli studi inglesi di Guerrilla e Firesprite e soprattutto London Studio, divisione che verrà chiusa nella sua interezza. Sebbene questo team abbia visto nella sua storia recente un buon apporto al mondo del PlayStation VR, io non mi dimenticherò mai The Getaway, sia il primo che il secondo, e perché no, anche l'iToy. Gli studi americani che verranno coinvolti da questi tagli sono invece Naughty Dog, Insomniac e anche degli studi satellite. Tra i progetti cancellati ci sono un multiplayer online ambientato in una Londra fantasy di London Studio, che era stato appena annunciato lo scorso anno, e poi molto probabilmente anche il reboot in stile live service di Twisted Metal, che era stato invece affidato a Firesprite. È chiaro che qualcosa si sta muovendo in casa Sony, soprattutto se pensiamo anche alle recenti cancellazioni del multiplayer di The Last of Us, alle frizioni con Bungie e anche alle previsioni di vendita di PS5 aggiustate verso il basso. Il commento di Herman Hulst esprime poi un concetto ormai proprio di tutti i grandi nomi dell'industria: il vento sta cambiando e bisogna adattare i propri mezzi produttivi. Che possiamo anche rileggere come a partire dal 2020 abbiamo investito come se non ci fosse un domani e ora nel post pandemia dobbiamo fare i conti con una realtà ben diversa da quella che ci immaginavamo. Vi ricordo che nel 2024, in soli 2 mesi, ci sono stati oltre 6.000 licenziamenti che hanno colpito l'industria videoludica non risparmiando nessuno tra i lavoratori. Embracer, Sony, Microsoft, Unity, Epic Games o anche realtà molto più piccole hanno dovuto fare importanti tagli al personale. E con le produzioni AAA, che sono sempre più degli investimenti rischiosi e insostenibili a livelli di costi, il modello del live service che inizia a scricchiolare in un mercato sempre più affollato di produzioni che scalciano per diventare la nuova gallina dalle uova d'oro, e le grandi compagnie che improvvisamente si rendono conto che, cito testualmente Hulst, la crescita in se stessa non può essere un'ambizione, direi che abbiamo tutti gli ingredienti perfetti per un anno disastroso. Disastroso però per i lavoratori coinvolti, per i progetti che verranno cancellati e per un'idea di mercato che spingerà sempre di più verso un modello produttivo che potrebbe non essere esattamente quello che vogliamo noi giocatori.
pareri. E questo però è tutto per oggi, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per continuare a discutere insieme delle notizie del giorno. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video, che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il poro licenziato Michele Yuzu, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa... Antes, 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 es.